Questo programma è offerto da Officine.pro. Metterci alla prova conviene. E ben ritrovati amici del motorsport in questa travolgente e nuovissima puntata in questo periodo di quarantena, dove noi comunque continuiamo a registrare e a mandare in onda le nostre trasmissioni grazie ai vostri contributi. Naturalmente lo facciamo da casa, come vedete sono nel mio studio casalingo, però pronto e carico per trasmettere il motorsport in televisione in questo momento molto difficile. Vi ricordo che attivo il contest per votare i vostri video preferiti, lo potete fare via WhatsApp, sono già tantissimi i messaggi che ci sono arrivati, pensate che in sole 24 ore ce ne sono arrivati oltre 200. Continuate a farlo, il numero di WhatsApp è ben visibile e ricordo che il pilota che riceverà maggiori votazioni andrà il 13 settembre a Misano durante la MotoGP e sarà ospite nei box e nell'hospitality Ducati. Tutto questo grazie al colosso mondiale NGK NTK che vi darà questa straordinaria opportunità. Nella puntata di questa settimana ci saranno due grandissime news, oltre a quella di naturalmente vedere i vostri contributi che sono ancora una volta fantastici, anzi io vi ringrazio, ma ringrazio anche tutte le persone che me le hanno mandati nelle settimane scorse e che continueranno a mandarceli a questo indirizzo email. Ecco, le grandi novità sono due. Una, che avremo un video contributo inviatoci proprio dal direttore generale AC Sport SPA, Marco Rogano, che ci darà tutti i dettagli sulla ripresa delle attività sportive 2020. Quindi un motivo sicuramente per ascoltare le parole del direttore generale AC Sport. E poi, ragazzi, avremo un video contributo di un pilota di Formula 1 che lancerà un messaggio bellissimo a tutti gli italiani in questo momento che stiamo attraversando, non solo noi ma tutto il continente purtroppo. Inoltre, verso metà puntata vi daremo tutte le informazioni riguardanti un'iniziativa che abbiamo lanciato da pochissime ore che si chiama Sim Racing TV. È un'idea, un progetto che stuzzicherà l'attenzione di tutti voi piloti che ci seguite da casa e soprattutto i sim driver, perché saranno gare in modalità virtuale. Vi racconterò tutto tra poco, ma ora ingraniamo la sesta marcia e partiamo con il primo video. A mandarcelo è Nicola Decima, 32enne navigatore del pilota Lino Lena. Il camera car che ci gusteremo è stato fatto al Rally Dolomiti 2018 ad Agordo, in provincia di Belluno. Loro sono a bordo di una Peugeot 106 classe AS del team 71. Si sono classificati terzi assoluti e primi di categoria. Vai, gas ragazzi, ascoltateli. 5, 150, destra 5 per... Oio, metti oio là, ce lo voglio. Destra 5 per destra 4, 50. Destra 4 meno ritarda, per sinistra media 5, subito sinistra 2, gira su ponte, scivola. 100. Destra 2 gira, 2 gira. Per sinistra 5, 20, tornante destro. Attenzione, sinistra 4 meno meno, occhio a 4 meno meno che è brutta. 30, destra 4,
sinistra 4, sinistra 3 sporca. 3 sporca, per destra 4, per sinistra media 5, subito sinistra 3. Per destra 4 lunga, sporca, destra 4 lunga, sinistra 4, per destra 4. Scatto 3, per sinistra 3. Per destra 4 due tempi sconnessa, per sinistra 5 dorsata, 30, destra 3 più. 3 più. Per sinistra 5 molta attenzione, sinistra 2 lunga gira. 2 lunga gira. Sinistra 5, 100. Ma quanto andavano forte questi piloti? Tra l'altro nelle vie strettissime di montagna, veramente complimenti, complimenti, complimenti. Ora lo spettacolo continua e lo facciamo in compagnia di questo mago del volante, ci tengo a precisare, veramente mago del volante. Lui è un pilota acrobatico, si chiama Alessandro Simula ed è conosciuto sui social con il nickname Cricchetto 70. La passione per le acrobazie la coltiva sin da quando era piccolo, ma non è mai riuscito a portarla avanti. Mentre 6 anni fa, a causa della chiusura dell'azienda per cui lavorava, lui faceva l'autista, ha deciso di rispolverare la sua vecchia e unica passione, ossia quella di diventare un vero e proprio stuntman. Lui ha 46 anni, gustiamocelo. Veramente, allacciate forte, forte, forte le cinture di sicurezza. Ed eccolo qui il nostro Alessandro Simula da Alghero. Però lui in questo momento vive a Terni. Le immagini che state vedendo sono pura realtà. Guardatelo qui mentre si allena con la sua BMW e addirittura prima sale sul tetto e poi scende. Mentre qui siamo proprio nelle fasi di un'esibizione e va su due ruote raccogliendo il casco su questa macchina della polizia, mentre qui è con i suoi compagni del Team Folk. Guardate che cosa fanno. Adesso atterrano, vediamo cosa ci hanno preparato di traverso queste macchine della polizia. E che parcheggio straordinario che fanno i nostri super driver con il nostro Alessandro Simula, che si prende gli applausi insieme al suo team da tutto il pubblico. Qua va a rallenti per poter giustamente salutare tutta la platea, mentre qui è a bordo di un camion e Valentino Rossi muto in penna con il suo camion, una cosa veramente incredibile del Folco Team. E vediamo qui cosa ci combinerà il nostro Alessandro Simula. Guardiamolo anche dall'onboard. Ah, quanto fuoco! Mannaggia, bravissimo. Lui tra l'altro c'è da dire che fa lo stuntman sia negli spettacoli come questo, ma anche a livello cinematografico ha lavorato nel film di Gomorra e Tolo Tolo. Guardate qui cosa fanno i protagonisti del Team Folco, un bel 360 gradi intorno a questo personaggio che poi si siede anche sul cofano. E ora parcheggio micidiale per il nostro Alessandro. Ripartono i protagonisti della squad corse Folco, che qui fanno una manovra veramente da frecce tricolori, grandiosi. Qua sono uno in sci all'altro e naturalmente si parcheggia così in casa Folco Racing. Ora ripartono, eccoli qui, sgommatona e vediamo cosa succede. Ecco un bel... Ah, qui ragazzi tenetevi forte perché c'è uno slalom sensazionale, ma il punto forte arriva adesso. Voi vi chiederete cosa farà, ma un parcheggio fantastico! Numeri 1! E ora siamo tornati in pista col pilota Tommaso Mosca, ventenne bresciano. Qui siamo a Zandvoort, ragazzi, dove stava disputando la sua prima stagione nella serie Audi TT Cup. Era il 2017, dove il driver lombardo è entrato sotto la lente di ingrandimento Audi, dopo aver concluso al suo debutto al terzo posto assoluto.
per lui dopo questa annata, quindi ricordiamo stagione 2017, ha fatto 2 anni nella Porsche Carrera Cup, dove poi a causa di un incidente ha dovuto abbandonare il campionato. Bellissima curva, bravo Tommaso. E ora questo video molto molto divertente ci arriva da Bassano del Grappa. Lui è un navigatore di 31 anni, si chiama Francesco Berdin ed è nel mondo dei rally dal 2010. Tra pochissimo vedrete come il navigatore veneto vive la propria quarantena. E cosa starà succedendo in casa Berdin? Naturalmente telefono con cover rallistica. Eccolo qua, il nostro Francesco Berdin, che naturalmente va a dormire con il casco e la tuta e si alza di prima mattina, pulisce casa con questo aspirapolvere, poi giustamente fa la lavatrice, veramente simpaticissimo, cucina, guarda se la pasta è cotta e poi naturalmente si mette a guidare, la sua grande passione per i rally, quindi gioco naturalmente rallistico, ora si rilassa davanti alla televisione. Non crederete ai vostri occhi, ragazzi. Questa è la Super Pole del campionato del mondo 2017 di questi Mirazzi a quattro ruote. Ci troviamo allo Road World Championship in Francia. Il pilota è Jess Davis del team Infinity. Correva l'anno 2017. Ragazzi, questo video l'abbiamo voluto selezionare per farvi capire quanto vanno forte queste macchinine a motore, che veramente sono straordinarie. Guardate la percorrenza di curva e a me ha lasciato davvero sorpreso il grip che hanno queste macchine, anzi prima ho detto macchinine, ma sono macchine a tutti gli effetti, perché si possono regolare, ci sono mille e ancora di più regolazioni, veramente straordinarie. E qui la felicità dopo la pole position. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ci prendiamo cura noi della tua auto. Ma i ricambi sono di qualità originale equivalente? Certo. Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta? Naturale. Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene. Garantisco io. Il tuo sogno in pista propone a tutti gli amanti del brivido e della velocità una possibilità unica. Diventa pilota per un giorno e prova anche tu, presso il mitico circuito della Formula 1 di Monza, le performanti Lotus marchiate il tuo sogno in pista. Vuoi stupire? Acquista le gift card personalizzate del tuo sogno in pista, regalerai una giornata di pura adrenalina. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti. Per avere tutte le informazioni e le date disponibili, www.iltuosognoinpista.it. In questo momento drammatico e difficilissimo che sta attraversando l'Italia, noi della GoTV Production abbiamo deciso di attuare questa iniziativa volta ad aiutare tutti gli ospedali italiani. Questa settimana iniziamo a farlo dal San Gerardo di Monza. Questo che vedete in sovraimpressione è il sito internet della struttura Brianzola. Da questo momento potete accedervi e bonificare così la vostra
donazione, fatelo in tanti. La sanità italiana in questo momento ha bisogno davvero di tutti noi. Io vi chiedo di mandarmi inoltre un video da 10-12 secondi, ve lo potete mandare in direct. I più belli saranno poi selezionati e mandati in onda all'interno delle nostre trasmissioni televisive per un promo pubblicitario dedicato ad aiutare la sanità italiana. Anche le nostre ragazze, che siete abituati a vedere nei nostri programmi, hanno realizzato questi contributi. Ciao ragazzi, anche io resto a casa, è importante, fatelo tutti e andrà tutto per il meglio. Da casa possiamo anche aiutare molto donando. Io per esempio sto dando il mio contributo all'ospedale San Gerardo di Monza e così potete fare anche voi. In questo momento difficile c'è bisogno di tutti noi. Aiutiamo chi ci sta aiutando in prima linea. Donate anche voi all'ospedale San Gerardo di Monza. Ringraziamo tantissimo Giulia e Valentina per i video. Io vi rinnovo l'invito ad aiutare la sanità italiana. Aiutiamo chi davvero ci fa del bene in questo momento e mette a rischio tutti i giorni la propria vita per noi. E dopo questa pausa pubblicitaria, rieccoci qua nei nostri studi televisivi casalinghi in questa speciale, specialissima puntata di Orreis TV. Il bello deve ancora arrivare. Abbiamo già visto delle cose straordinarie nel primo blocco di trasmissione, ma ora ne vedremo altrettante delle belle, quindi un motivo in più per stare con noi, anche perché avremo il contributo di Marco Rogano e di un pilota di Formula 1. Come anticipato ad inizio trasmissione, è nata la mia nuova iniziativa, è lanciata dalla GoTV Production, dal nome Sim Racing TV. In un momento di grande fermento per il gaming online e per il sim driving, nasce un campionato dedicato a tutti gli appassionati che vogliono cimentarsi con una nuova sfida, che prevede per la prima volta l'assegnazione di un montepremi reale per i partecipanti. Tutte le gare che verranno organizzate saranno trasmesse su Sport Italia, nel nostro contenitore Orreis TV. Nei prossimi giorni verrà annunciato dove e quando verranno disputate le prime gare e dichiareremo quello che sarà il montepremi per i vincitori. Ripeto ragazzi, il montepremi sarà reale. Visitate le nostre pagine social simracing.tv sia su Facebook che su Instagram, mentre il sito verrà pronto a giorni. Per qualsiasi informazione siamo a vostra completa disposizione. Con questa iniziativa pensiamo davvero di rivoluzionare quello che è il mondo del sim racing e dei sim driver. I piloti potete essere proprio voi. Chiunque dalla vostra abitazione potrà diventare protagonista di una gara virtuale, ma con un montepremi reale e una diffusione mediatica da pole position. Ma ora ragazzi è tempo di tornare nei vostri abitacoli e lo facciamo questa volta in compagnia di Giovanni Galli. Ed eccoci alla partenza di una gara di Formula Challenge, corse a tempo. Ci troviamo a bordo di una Fiat X19, è un prototipo con motore Kawasaki 1200, quindi di generazione motociclistica. Ci troviamo a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, per una gara cronometrata del campionato italiano. Era l'anno 2015, lui, come detto, è Giovanni Galli, da Comezzano, nella Bassa Bresciana. Lui ha 38 anni, ma guardate qui come guida, tra l'altro al volante al contrario, quindi una grande particolarità del pilota lombardo, questa che guida con il volante rovesciato, bellissimo sound, velocità entusiasmante per questo piccolo prototipo by Fiat X19, come detto motore da 1200 centimetri cubici, Kawasaki, oh che chicane fantastica! Il prossimo super contributo ci arriva da Moselice, in provincia di Padova, a inviarcelo è Martina Fiorin, che per la prima volta disputa un rally e pensate che come pilota ha suo papà, 55 anni, che come vedremo tra poco la farà letteralmente rabbrividire. Per loro comunque ci sarà una grandissima gioia
a fine corsa perché vanno a vincere questo primo rally insieme, l'Adria Rally Show, disputato a inizio 2020. E anche oggi stiamo riscontrando tantissimo interesse da parte degli appassionati qui con Fiorin che ancora va oltre il cordolo. Insomma, è stato sicuramente uno dei piloti più spettacolari che abbiamo visto sino a questo momento in pista, con Fiorin che sicuramente si sta anche divertendo. Vediamo questo replay, e guardate com'è andato, addirittura incredibile su due ruote. Insomma, forse non se l'è vista tanto bene la... anche Martina Fiorin, che è in macchina sul fianco con lui, forse voleva fargli provare qualche brivido. E qui invece siamo a bordo dell'Alfa di Davide Baffa Scinnelli, 46 anni, dalla provincia di Ancona. Siamo alla partenza di questa gara. Come vedete, la pista è quella di Varano de Melegari. Vediamo questi attimi concitati del via, dove il nostro Davide prova all'esterno a infilare un suo avversario. Naturalmente è un monomarca tutto Alfa Romeo, come potete vedere dalle immagini. Intanto passa un avversario. Qui, come detto, siamo nel Parmense, la pista Riccardo Paletti di Varano de Melegari, in occasione dell'Alfa Young Timer. Gara questa organizzata all'interno dell'Alfa Revival Cup 2019. Ma intanto Davide Baffa Scinnelli è in lotta con un altro driver. Vediamo se alla prima staccatona riuscirà a insediarsi davanti al suo rivale, ma no, si deve riaccodare. Percorrono questa S veloce, cordolone sia per uno che per l'altro, e si arriva alla parabolica. Vediamo se riuscirà a sorpassarlo, ma no, ma tiene di un duro il suo rivale che fa paura, però lui non demorde. Davide Baffa Scinnelli, vediamo se sfrutta la scia prima della sinistra destra bellissima di Varano, e si staccatone a ruote fumanti. Sì, ce l'ha fatta il nostro Davide Baffa Scinnelli sulla sua Alfa Romeo. Regolazione allo specchietto manuale, e qui sorpassa un altro pilota e va così verso la bandiera a scacchi di questa bellissima gara, dove erano tantissime le Alfa Romeo impegnate. E ora, ragazzi, e soprattutto amici delle due ruote, ora ci buttiamo in questo breve ma intenso contributo che ci arriva da Manuel Rocca. Lui è il vice campione europeo 2019 nella classe 300 Sport. Guardate come va in testa alla gara. The dress rehearsal when we enter the last lap. And this now it's Rocca from the outside. Oh, yeah, beautifully done. Rocca manages to take it from the outside. Ora, ragazzi, è arrivato un momento importante e istituzionale, in quanto in collegamento avremo Marco Rogano, direttore generale AC Sport SPA, che ci farà il punto sui campionati e l'impegno con il quale la federazione sta gestendo questo difficile momento. A te la parola, Marco. Stiamo attraversando un periodo veramente difficile, un periodo che credo nessuno di noi poteva immaginare quello che sarebbe successo. Ovviamente il motorsport è stato colpito in maniera forte da tutte queste situazioni, e l'augurio è quello per noi di ripartire il più presto possibile, ma prima di tutto dobbiamo pensare alla salute, perché credo che sia il bene più importante della vita. Poi penseremo a mettere a posto tutto il resto. Per quanto riguarda la federazione, il lavoro continua, stiamo cercando di impostare un lavoro che sicuramente inizierà più tardi, ma ci auguriamo possa portare a compimento tutti i campionati tricolori. Anzi, la nostra ferma intenzione è quella di far disputare tutte le gare, anche per permettere a tutto l'indotto che gira intorno al motorsport, in primis i preparatori che hanno fatto forti investimenti per acquistare beni, attrezzature, di poterle ammortizzare,
poi gli organizzatori che si sono sempre impegnati nelle loro manifestazioni di poterle riconfermare, e poi tutto quello che è l'indotto, appunto, che dicevo, dai pneumatici alla benzina, ai ricambi, a tutto quello che gira intorno al motorsport, che è una cifra veramente importante. Il governo sta pensando a un aiuto per le varie federazioni. Noi abbiamo presentato la nostra proposta, vedremo come si evolveranno le cose, ma sicuramente quello che mi interessa tranquillizzare un po' tutti è sul fatto che non stiamo abbandonando, anzi stiamo cercando di rafforzare il tutto perché riteniamo che questo sport, per la quale tutti abbiamo una grande passione, meriti di continuare ad andare avanti più forte di prima. Un saluto a tutti. Ringrazio davvero tanto Marco Rogano, ricordiamo direttore generale AC Sport SPA, per averci dato queste importantissime informazioni. Ma le sorprese, ragazzi, non sono certo terminate. Ora, grazie a Francesco Fontana Giusti, direttore della comunicazione Renault Italia, siamo riusciti, tenetevi forte, ad avere l'autorizzazione a mandare in onda questo video messaggio registrato dal campione di Formula 1, Daniel Ricciardo. Buongiorno a tutti, cari amici italiani. Sapete che io sono da origine italiana e ci penso davvero a tutti. Sono molto commosso per questa crisi sanitaria che ha colpito un paese carissimo per me. Grazie mille a tutti quanti sono in prima fila a tenere cura dei malati con il suo prezioso aiuto per fermare questa terribile pandemia. Restate uniti, restate a casa, prendete cura da voi. Tutti insieme nel mondo riusciremo a superare questa prova più forte, più uniti. A prestissimo. Beh, che dire, grandissimo Daniel Ricciardo, un grande campione sia dentro che fuori dalla pista. Ringrazio ancora Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione Renault Italia, per averci concesso l'autorizzazione di mandare in onda questo super contributo che avrà fatto contenti tutti gli italiani e soprattutto gli amanti del motorsport. Ora, con la lacrimuccia, vi devo dire che questa puntata sta giungendo al termine. Io vi volevo solo ricordare di votare, continuare a votare i vostri video preferiti al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Naturalmente, se volete andare a vedere anche quelli che sono andati in onda nelle settimane precedenti e quindi naturalmente votabili, potete andare sulla nostra pagina YouTube, quindi al nostro canale ufficiale, che si chiama GoTV Production. Lì troverete tutte le puntate andate in onda e quindi in archivio. Tengo a precisare che potete continuare a mandare i vostri video a questo indirizzo email, ricordo sempre tramite WeTransfer. E poi, amanti del motorsport, piloti reali e non, state collegati con le nostre pagine social di simracing.tv perché a brevissimo ci saranno tutte le novità su come poter partecipare a questo nuovo campionato virtuale da noi ideato che garantirà una copertura televisiva nazionale in chiaro ed inoltre un montepremi reale, reale. Grazie mille per averci seguito, ragazzi. Siete sempre molto gentili nei nostri confronti, tantissimi messaggi e questa nuova iniziativa di mandare in onda i vostri video sta davvero piacendo e noi siamo super contenti. Ricordo infine che il vincitore del contest NGK, NTK, MotoGP, Misano, Ducati vincerà, come già detto nella prefazione, vincerà il weekend del 13 settembre di Misano in compagnia nostra, ma soprattutto degli uomini Ducati. Tutto questo è possibile grazie al colosso mondiale NGK NTK. È davvero tutto, ci vediamo la settimana prossima, continuate a mandarci i vostri messaggi. Ciao ciao! Questo programma è offerto da...
metterci alla prova conviene.